Sensibilizzare in maniera crescente la popolazione sull'importanza della donazione. Questo è il messaggio di fondo che è stato lanciato durante una conferenza stampa organizzata dalla Regione Marche per ricordare il ventennale della nascita della Banca degli Occhi, che ha sede a Fabriano. Sì, è una delle banche più importanti a livello nazionale. È stato il frutto di un percorso di personalità del mondo sanitario importante e del contributo di banche del Fabrianese, e oggi costituisce appunto un risultato importante per tante persone che hanno bisogno di questi trapianti. Naturalmente il tema della donazione del corneo è un tema molto diciamo così, che deve essere coltivato, perché ci sono tanti pregiudizi, e invece abbiamo visto una persona che ha potuto superare la sua patologia con il trapianto della cornea nel 2009. Penso che donare un organo sia la cosa più importante che una persona possa fare per far vivere quell'organo in un'altra persona. Bisogna che i cittadini capiscano qual è l'importanza della donazione. La donazione di tessuto non è salvavita, però migliora la qualità della vita. Allora, a 18 anni mi viene diagnosticato un astigmatismo, e a 20 mi dicono che ho il cheratocono, che è la malattia per cui sono stata operata. E a maggio incontro lo specialista che poi mi ha operato, che mi ha detto che il destro ormai era troppo tardi, quindi si poteva fare solo il trapianto, mi mette in lista e a fine luglio 2009 mi operano.